quale auto comprare, come convincere la concessionaria che l'auto che stanno vendendo rientra perfettamente nell'agevolazione, quali regole per riconoscere se l'auto dei sogni rientra nella legge, eccetera, eccetera. Bene, il video di oggi serve per fare chiarezza, perché mi sono letteralmente stufato non di rispondere alle vostre domande, ma piuttosto di sentire che le concessionarie, che dovrebbero saperlo, dato che è il loro lavoro, si rifiutano di fare la richiesta, campando in aria scuse che non hanno il benché minimo senso. Elettronauti, buongiorno! Da quando ho acquistato la mia auto elettrica Tesla Model Y RVD sfruttando la legge 104, quindi con IVA applicata all'acquisto del 4%, sono fioccate decine e decine di email. Quindi per prima cosa vi spiego. Chi può usufruire della legge 104 per l'acquisto di un'autovettura? Ah, e oggi parliamo di elettriche ma anche di termiche, eh? Quindi il video è dato a tutti i modelli di auto in produzione. Ma prima di cominciare, ciao, io sono Matteo Valenza, faccio video sulla mobilità elettrica. Se ti va, iscriviti al mio canale, mi farebbe veramente molto piacere, mi aiuterebbe tanto a crescere, non di altezza, dato che siamo in argomento, essendo io affetto da pseudoacondroplasia, ma su YouTube. E dopo aver googolato pseudoacondroplasia andiamo avanti. L'articolo 3 della legge 104 definisce in modo preciso le persone che possono accedere alle agevolazioni, ossia i disabili con grave handicap e limitazione permanente della capacità di deambulazione, per intenderci chi utilizza ogni giorno una carrozzina per muoversi, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, come me ad esempio, che faccio fatica a fare lunghe camminate ed ho evidenti difficoltà a guidare o fare cose correlate, o anche magari chi non ha uno o più arti, poi i non vedenti, e sì, lasciate stare le risoline di chi ha pensato ok, ma se non vedi come fai a guidare, ci arriviamo dopo, i sordi e i disabili con handicap psichico o mentale, titolari di indennità di accompagnamento. Ecco, quando dicevo i non vedenti intendevo che sì, i non vedenti hanno la possibilità di usufruire della legge 104, nel caso dell'acquisto dell'auto lo può fare tranquillamente il familiare. Ma anche negli altri casi, questa clausola non si applica solo per i non vedenti, perché i familiari di un disabile con la 104 possono in qualsiasi caso acquistare un'auto con la legge 104, a patto che il disabile sia fiscalmente a carico del familiare e che il disabile abbia un reddito annuo inferiore a 2840,51 euro. Non chiedetemi perché sia così basso e stiamo sempre parlando di leggi italiane. E quali sono poi le agevolazioni fiscali? Fate bene attenzione, perché le agevolazioni valgono sia per l'acquisto di un'auto nuova ma anche per una usata, e le agevolazioni sono principalmente quattro. La detrazione IRPEF del 19%, l'IVA al 4%, l'esenzione del pagamento del bollo dell'auto e l'esenzione dell'imposta di trascrizione per il passaggio di proprietà. Vediamola nel dettaglio una ad una. La detrazione IRPEF del 19% si fa in dichiarazione dei redditi, a patto che vengano rispettati certi parametri. L'importo massimo detraibile è 18.075,99 euro. Si può usufruire della detrazione ogni 4 anni, a meno che il mezzo non venga demolito o rubato. La detrazione può essere sfruttata nel momento in cui si è sostenuta la spesa, oppure si può suddividere in 4 quote annuali. E anche le spese per riparazioni straordinarie entro i primi 4 anni dall'acquisto sono detraibili, a patto che non si superi il limite di spesa agevolabile di 18.075,99 euro, acquisto incluso. Ora, non chiedetemi cosa intendano per riparazioni straordinarie, arrangiatevi. E veniamo all'IVA agevolata al 4%. La legge 104 prevede il pagamento dell'IVA al 4% e non al 22% nel caso in cui si acquisti un'auto nuova o usata, ma solo se si acquista da un concessionario, mi raccomando, è fondamentale. Oppure si può sfruttare ancora l'IVA al 4% se si compiano delle riparazioni all'auto o dei nuovi adattamenti. E anche in questo caso l'IVA agevolata è applicabile solo in certe condizioni. L'auto deve avere una cilindrata di massimo 2000 cm cubici se a benzina e fino a 2800 cm cubici se diesel. Nel caso dell'alimentazione 100% elettrica, invece, l'IVA al 4 si applica solo se i kilowatt espressi a libretto nel punto P2 sono uguali o inferiori a 150. Questo è un passaggio molto importante, perché quando andate sul sito del produttore del veicolo sono espressi i kilowatt di potenza di picco,
ok? Ma i kilowatt su cui dovete fare affidamento per la legge 104, e qui sto parlando con i concessionari duri d'orecchie, sono quelli espressi a libretto, che sono diversi, ok? Mi sono tolto un bel peso dallo stomaco. Poi, altra cosa importante, non potete comprare un autobus, nel senso che il veicolo può avere fino ad un massimo di 9 posti, incluso il conducente. E ci sono delle limitazioni per la vendita dell'auto acquistata con la legge 104? Sì, l'auto per disabili non può essere rivenduta prima di 2 anni dal momento dell'acquisto. Non è che vi obbligano, ma se lo fate bisogna ritornare l'importo che lo Stato vi ha scontato. E passiamo oltre, perché non sono finite le agevolazioni. Infatti, una decisamente importante è anche l'esenzione dal pagamento del bollo auto. Qui vi basta andare all'ACI con il libretto dell'auto e con la dichiarazione di invalidità e siete a posto. Poi l'ultima esenzione dell'imposta di trascrizione, l'IPT, per passaggio di proprietà, è facile. Chi acquista un'auto servendosi della legge 104 e vuole effettuare il passaggio di proprietà è esente dall'imposta di trascrizione, necessaria chiaramente per concludere la pratica. E altra domanda fondamentale: con quale frequenza si può utilizzare la legge 104? La risposta è ogni 4 anni. Tuttavia, cosa succede se si vuole cambiare l'auto prima del previsto oppure se questa viene rubata? La potete comprare senza usufruire della legge 104, oppure è possibile usufruire nuovamente della legge 104 solo se siano trascorsi almeno 2 anni dal momento dell'acquisto della vettura e si cancelli l'auto dal PRA per demolizione, ma non per esportazione all'estero, mi raccomando, Oppure in caso di furto si sporga una denuncia. Quali sono poi i documenti necessari per poter usufruire delle agevolazioni? Ok, per avere la detrazione IRPEF del 19% vi basterà compilare il modello 730 reperibile con istruzioni presso il sito dell'Agenzia delle Entrate. Poi per il bollo e per l'imposta di trascrizione si va direttamente al PRA territoriale. E per l'IVA al 4% in concessionaria, invece, vi servono 2 documenti, a parte ovviamente il documento d'identità, che sono il verbale sanitario, contenente il giudizio definitivo espresso dall'INPS sull'accertamento dell'invalidità, e se non l'avete non vi preoccupate perché è sempre disponibile nell'area documenti del portale dell'INPS. Guardate che io l'ultimo accertamento che ho fatto a 13 anni fa, figuratevi se mi ricordo dove l'ho messo il foglio, mi sono collegato con lo SPID, se perché funzionerà ancora quando vedrete questo video, e era già lì il documento, io non l'ho caricato, ma l'hanno caricato loro automaticamente su tutti i disabili d'Italia, ok? Ecco. Poi il secondo documento fondamentale è una banale autocertificazione firmata dal disabile, dove si indica, oppure dal tutore, dove si indica che negli ultimi 4 anni non sia stata sfruttata l'agevolazione al 4% sull'acquisto di una nuova o usata auto. Basta, non vi serve altro. Ed ora l'ultima domanda, che è anche molto gettonata tra i miei followers, è: quale auto elettrica posso comprare usufruendo della legge 104? Ce ne sono veramente tante e, cosa importante, non ci sono assolutamente limiti di prezzo, ma solo ed esclusivamente limiti sui kilowatt espressi a libretto nel punto P2. Io ed il mio team abbiamo preparato un file Excel contenente tutti i modelli fino ad oggi disponibili, lo trovate in descrizione, e ve ne dico alcuni: Tesla Model Y RVD, Tesla Model 3 Standard Range Plus, Kia EV6 GT e tutti i modelli sotto, Kia Niro EV, Cupra Born, Audi Q-tron, anche la Sportback, MG4, Volkswagen ID3, 4 e 5, anche nelle versioni Pro Performance, Eways U5, Hyundai Kona, Fiat 500, Ioniq 6, BMW iX, i4, i7, eccetera, eccetera. Se l'auto dei vostri sogni non c'è nel documento che trovate in allegato, chiamate la concessionaria e chiedetegli espressamente quanti kilowatt sono indicati a libretto nel punto P2. Non spiegategli altro, così non avrà da ridire, che si può fare tutto. E lo sapete già voi che si può fare, quindi non, ecco perché ve l'ho spiegato io, ok? Io l'ho fatto con la mia Tesla Model Y, quindi se l'ho fatto io, lo potete fare benissimo anche voi.
Bene, elettronauti, e se ci sono altre domande scrivete nei commenti. Io spero già di aver risposto un pochino a tutto, ma se qualcosa mi fosse sfuggito provvederò a rispondervi ed in caso ad aggiornare il file Excel che trovate in allegato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina, mi farebbe veramente molto molto piacere. Alla prossima, ciao!